Primo contratto di espansione siglato in provincia dell'Aquila riguarda il Foundry e prevede 40 milioni di investimento, 44 nuovi prodotti e 13 assunzioni. Questo permetterà a personale specializzato di ottenere un contratto a tempo indeterminato nell'azienda di proprietà cinese dove si producono semiconduttori. Con i 40 milioni di investimento si andrà ad aumentare la capacità produttiva ammodernando gli impianti. Arriveranno anche i Power, che sono dei dispositivi di potenza di ultima generazione che risponderanno alle esigenze di mercato. Per i sindacati però si può fare ancora di più a livello di investimento andando a intercettare fondi del PNRR e fondi europei Chips Act. I contatti di espansione permetteranno a 30 dipendenti prossimi alla pensione su 1.400 di lasciare la fabbrica. Al loro posto ci saranno 13 lavoratori a tempo indeterminato. Una trattativa nella quale si è trovata la quadra sui numeri e sulla proporzione tra pensionamenti e assunzione, con un piccolo rialzo perché non 10 ma 13 lavoratori saranno stabilizzati. L'accordo prevede anche un programma di formazione e riqualificazione del personale. Chi lascerà il sito dovrà invece aver compiuto entro il 30 novembre 62 anni. Nel caso non vengano raggiunte le 30 unità, il contratto potrà estendersi ai dipendenti con i requisiti di pensione anticipata. L'azienda metterà sul piatto 2.800.000 euro per la riuscita dell'operazione. Le reazioni sono state diverse, Confindustria soddisfatta perché l'accordo lancia un segnale incoraggiante in un momento di difficoltà. Va detto che come FIOM abbiamo deciso di non partecipare alla discussione, ma non perché non condividiamo l'importanza dell'utilizzo di uno strumento come quello del contratto di espansione, ma perché in questo momento all'interno della fabbrica si sta procedendo con il rinnovo della delegazione sindacale. L'accordo che comunque abbiamo potuto leggere, che è stato sottoscritto dalla parte di delegazione che ha ritenuto, come dire, opportuno poter proseguire, poter affrontare la discussione, si legge che la possibilità di uscita in prepensionamento è stata quantificata in un numero di 30 persone e il numero di assunzioni che verrebbe messo in campo sarebbe di al massimo 13 unità, quindi in realtà siamo al di sotto dell'1% dell'1% di assunzioni rispetto al numero dei dipendenti attuali in Elle Foundry. Riguardo all'argomento delle assunzioni, va comunque osservato che purtroppo questo strumento, così come è stato sottoscritto dalla delegazione sindacale che lo ha discusso, di certo non dà risposta alle decine e decine di somministrati, quindi di lavoratori precari, che operano quotidianamente all'interno dell'Elle Foundry.